pimpulu parim pampu. Ecco a voi l'intervista alla voce italiana di You e Crimi. Pampulu pimpulu parim pampu. Ecco a voi l'intervista alla voce italiana di You e Crimi. Signora Fanfani, buongiorno. Buongiorno. Io ho iniziato a fare questa professione che ero piccolissima. Sono figlia d'arte. Una volta i doppiatori, gli attori, se avevano bisogno di bambini, andavano a prendere i figli degli attori e dei doppiatori, e così è iniziata, prima per gioco e poi a poco è diventato un mestiere. Allora, la prassi che seguiamo per iniziare una serie, iniziare un personaggio, è molto semplice. Si arriva in sala, si viene convocati da una casa di doppiaggio, si parla due minuti col direttore che di solito ti dice tre cose abbastanza banali sul personaggio che devi fare, dopodiché vai subito in sala e inizi a registrare. Sì, sì, a volte vengono fatti dei provini, ma alla fine sono anche un po' inutili, perché in realtà poi le voci sono quelle, non è che... Cioè, se io devo fare una bambina, non cambio la voce. La mia voce da bambina è sempre quella. Poi è chiaro che su una faccia, o comunque con un carattere diverso, piuttosto che aggressivo, che dolce, allora sembra che la voce cambi, ma in realtà la voce è sempre la stessa. Doppiare un cartone animato è decisamente più faticoso che doppiare un essere umano. Perché l'essere umano, bene o male, se è un buon attore, ha già fatto tutto lui. Tu devi solamente, da un punto di vista tecnico, stare dietro al sync piuttosto che all'interpretazione, però se l'attore è bravo è più semplice. Il cartone animato bisogna inventare tutto. Il cartone animato in realtà devi inventare, devi recitare, devi essere sempre un pochino più sopra le righe rispetto a un doppiaggio di una persona umana, quindi anche più faticoso fisicamente. Devi comunque modificare un pochino sempre la voce, non usi quasi mai la tua voce, e per cui è più faticoso. Questa è la differenza. Quando mi chiamarono a doppiare Crimi, dunque io andai a fare il provino, e non avevo mai doppiato un bambino o una bambina, quindi non era semplicissimo per me, non l'avevo mai fatto, ero molto giovane perché avevo 22-23 anni, quindi avevo una voce piuttosto sottile, doppiavo normalmente tra i 15 e i 17 anni, così, ma i bambini mai. Per cui entrai in sala e pensai a chi faceva bene i bambini dei doppiatori. Mi venne in mente Daniela Fava, che secondo me era quella che faceva meglio in assoluto le bambine, e la imitai spudoratamente. Infatti per anni ci hanno confuso. Ma io penso che i cartoni animati in realtà vengano continuamente ripetuti, perché se facciamo caso tutti vengono ripetuti spesso e volentieri, anche perché cambia il pubblico. In realtà il cartone ha sempre un pubblico nuovo, cioè la replica di un telefilm per ragazzi o di un cartone animato per ragazzi, per gli utenti che lo guardano, per loro non è una replica. Sul doppiaggio di Crimi, aneddoti sinceramente non me ne ricordo tanti, anche perché era uno dei primi delle streghettine, diciamo, noi poi le abbiamo chiamate le streghette, quella fascia di cartoni, Magica Amy, Crimi, piuttosto, e per cui eravamo un po' concentrati sul lavoro che stavamo facendo, non eravamo tanto rilassati su Crimi, era il primo, poi dopo prendi un po' la mano. Beh, devo dire che da lì poi sono nate tante cose importanti, cioè il fatto anche di essere riuscita a doppiare una bambina piccola e a farlo diventare anche abbastanza credibile, e per cui mi è rimasto forse più di tanti altri cartoni o di tante altre serie. Sicuramente la voce di Crimi cantante, cioè di Crimi ragazzina adolescente, si avvicinava di più alle mie corde, era la mia voce, non facevo una grande fatica.
Quella della bambina però mi divertiva di più perché era appunto, era una prova, era mettersi a fare una cosa che non era normale insomma per me, e allora mi divertiva sicuramente di più fare la piccolina che fare crimi, che ribadisco era la mia voce, non facevo grosse. No, mi ricordo, no, perché poi lei incideva in sala di incisione, per cui non avevamo contatti durante crimi. È successo che qualche nota l'ho cantata anch'io, perché c'erano alcuni pezzi dove c'era cantato e parlato insieme, per cui magari a quel punto non si poteva più fare in sala di incisione un pezzo e il doppiaggio sull'altro, per cui qualche frasetta musicale l'ho fatta anch'io, sì. Allora, durante questo cartone i miei partner fissi io doppiavo quasi sempre con Lidia Costanzo e con Graziella Porta, che facevano i due animalettini, adesso non mi ricordo più neanche come si chiamano, Posi e Nega, sì. E devo dire che mi divertivo molto, perché sono tutte e due prime donne, per cui ognuna cercava di prevalere sull'altra, e in realtà io poi ero giovanissima, per cui ero lì in mezzo a due signore doppiatrici e signore attrici, per cui mi divertivo, erano molto sempre sul chi vive e cercavano di prevalere, insomma. Ecco, Raffaele e Farina, eravamo agli inizi tutti e due, eravamo giovanissimi tutti e due, stavamo iniziando a doppiare, per cui compagno di giochi. Chicco Maggi mi metteva già più soggezione, perché era grande, perché era il classico attore pieno di verve, pieno di molto istrionico, mi metteva un po' più di soggezione. Poi Antonello, ma forse ci vedevamo anche poco, perché non avevamo tante cose insieme, anche perché poi non si è mai tutti insieme davanti al microfono, per cui non ho ricordi particolari. Con la Lisa Mazzotti eravamo antagoniste, se non ricordo male, e Due Note si chiamavano, mi ricordo tutto. E però anche lì non doppiavamo quasi mai insieme, per cui normali contatti tra colleghe. Ecco, Antonio credo che abbia fatto il mio papà, mio nonno, in migliaia di serie, per cui c'è un affetto profondo. Ecco, Enrico Carabelli faceva la direzione del doppiaggio ed era un direttore di quelli temuti, perché era molto esigente. Però insomma, io ho iniziato con Enrico. I miei primi doppiaggi li ho fatti con Carabelli. Pensavo di che non avrei mai fatto questo lavoro, comunque poi ce l'ho fatta. Ma l'ho già citata prima, una è Daniela Fava, che veramente mi ha insegnato tanto. Un altro è Maurizio Toresan, che era il bambino di Tre nipoti e un maggiordomo, grandissimo direttore di doppiaggio secondo me. Ma poi con tutti ti trovi bene. Ho lavorato tanto anche con Veronica Pivetti quando doppiava a Milano, facevamo i due bambini più imbecilli della storia del cartone animato giapponese, abbiamo passato mesi a gridare palla lanciandocela, era un cartone che non ricordo più, e ci dovevano lanciare la palla addosso, non lo so, sì esatto. Ma poi con tanti, la Costa mi ha insegnato a doppiare, ad esempio, perché io avevo vinto un provino, avevo fatto tre turni di doppiaggio, pochissima roba, insomma avevo doppicchiato grosso sulla prima telenovela che era stata fatta a Milano, che era Marina, e lei faceva Marina, faceva protagonista, io facevo questa ragazzina che era la cuginetta giovane, e lei praticamente non provava le sue cose, provava le mie, mi faceva tutti dei segni sul copione, allunga, qui vai più veloce, mi toglieva le parole, tutto al volo, e mi ha insegnato tantissimo. Quello che ricordo più con affetto forte, vabbè, Theodore degli Alvin and the Chipmunks, che l'ho amato come non mai e mi diverte moltissimo farlo. Ma Theodore è grasso! È grasso e c'è la S.